C'è una curiosità che io vorrei che lei mi aiutasse a, diciamo, risolvere. Che tipo di cambiamento c'è stato, visto che lei nelle carceri ci lavora da più di 30 anni? Che tipo di cambiamento c'è stato, se c'è stato, nei confronti della cultura del recupero del reo? Secondo la dottrina penale, la pena dovrebbe essere applicata per consentire la rieducazione di colui il quale si è macchiato in un reato. Rispetto a 30 anni fa, siamo andati avanti nella direzione di un tentativo di mettere alla prova le persone che si macchiano di reati, o invece, non so, abbiamo assistito magari a qualche forma di regressione? La sua esperienza, che naturalmente è soggettiva, ma la sua esperienza qual è? No, la mia esperienza a questo riguardo è soltanto positiva. Di sicuro io non sono una persona che parla bene delle istituzioni in generale, ma mentirei in modo molto mediocre se dicessi il contrario. Non ci sono dubbi di sorta. Poco poco più in dettaglio posso dire che la legge, la norma, diciamo, è precedente, a, diciamo, alla cultura necessaria e alla preparazione necessaria per far sì che quello che dice la Costituzione con i suoi articoli in favore della pena come strumento per il recupero del condannato e non come afflizione, tutti questi concetti sono precedenti alla competenza per metterli in pratica. Ma dal 1975, io ho cominciato a lavorare in carcere nel 1979, ma già nel 75 era previsto dall'ordinamento penitenziario che le cose andassero in un modo che però non aveva ancora le competenze necessarie per realizzarsi. In questi 38 anni, questi sono gli anni che io lavoro in carcere, le cose si sono evolute massicciamente. Tanto per incominciare, va detto che il personale di polizia penitenziaria, che una volta si chiamava custodia, oggi vede che ci sono commissari con tanto di laurea, cioè i laureati in giurisprudenza in carcere oggi non si contano, una volta erano soltanto i direttori, e questo sicuramente non è secondario. Una volta si arrivava ai vertici del comando, stiamo parlando della parte della custodia, per anzianità. Oggi ci si arriva perché si è laureati in giurisprudenza e si fa il concorso. E questo è uno. La seconda cosa di grandissima importanza è che oggi lavorano in carcere o entrano in carcere una quantità 20 volte, 30 volte maggiore rispetto a quando io ho cominciato a lavorarci, di volontari che fanno di tutto, il corso di musica, quello di canto, quello di poesia, di letteratura, di tutto. L'università entra in carcere, anche i detenuti oggi possono studiare più che in passato. Tutto questo, scambio, cultura, inevitabilmente porta sia il personale penitenziario, sia le persone che entrano come comuni cittadini, sia gli stessi detenuti ad avere nei confronti di questo scambio e di ciò che ne consegue una sensibilità che 35-40 anni fa era di là da venire. Per cui, senz'altro. Professore, ho un'ultima domanda che vorrei farle. Io ho potuto assistere ad alcuni spettacoli che sono stati realizzati da
dal vostro gruppo all'interno del carcere. In uno di questi c'è stato un dialogo molto ficcante, molto severo, rigido, anche molto bello per certi aspetti, tra un membro del gruppo della trasgressione ed un altro che interpretava un boss della mafia, e in cui la persona che si diceva libera ormai dalla mafia accusava la mafia di essere un'organizzazione che priva della libertà individuale e interiore una persona. Dopo aver visto questo spettacolo, mi sono tornate alla mente, perché per motivi di lavoro le vedo tutti i giorni, quelle persone, quelle parti delle istituzioni che invece hanno un'idea del penitenziario in generale come un luogo solo di repressione. Ispira un'area nel nostro paese in cui sembra tutto andare nella direzione di chiedere repressione verso il crimine, verso il malaffare, come se questo fosse un elemento che potrebbe finalmente eludere il rischio della sicurezza, della insicurezza dei cittadini. Di fronte a questo clima, lei che cosa si sente di dire? Allora, il carcere, nella testa della grande maggioranza delle persone, al di là di quello che dice la Costituzione italiana, e le norme penitenziarie sulla pena e le sue funzioni, al di là di questo, il carcere è soprattutto controllo nella testa della gente. E 40 anni, 38 anni fa, quando io ho cominciato a lavorare in carcere, era soprattutto controllo anche nella testa dei vertici dell'apparato penitenziario. Ora, il carcere, visto che così si chiama e visto che non ci sono dubbi, tiene chiusi dentro, non può fare a meno del controllo. Detto questo, un luogo che in onore a quello che dicono le nostre leggi, dichiara di voler aver cura dell'emancipazione del condannato, ma che tuttavia in onore al fatto che il carcere, il controllo comunque lo deve esercitare, in onore a questo secondo aspetto, punti la maggior parte delle proprie energie sul controllo, bene, un'istituzione che punta sul controllo non può, coerentemente, puntare sulla emancipazione del condannato. Eppure stiamo dicendo che tra controllo e, cura della coscienza del condannato ci deve essere una dialettica costante, cioè, come dire, dobbiamo farci carico come cittadini, come professionisti, come esperti del settore, del fatto che la dialettica tra cura della coscienza, coltivazione della coscienza e controllo non può essere elusa, uno non può prendere una cosa buttando via l'altra. Ma è evidentemente questa dialettica, a seconda diciamo, della cultura, a seconda di chi se ne occupa, può essere portata avanti in mille modi diversi e con mille diverse percentuali. Certo, la mia posizione è che il miglior controllo, il miglior supporto alla civiltà è dato dal controllo che l'individuo riesce a esercitare su se stesso, non dal controllo che qualcuno dall'esterno esercita sull'individuo.